Eccolo Davide Menola, buonasera Davide. Buonasera a tutti. Stai vivendo il tuo miglior momento stagionale, al di là di quell'infortunio che ti ha proibito di calciare il rigore con la spalla e ti ha costretto a saltare la partita di Pesaro, questo per te è un ottimo momento. Sì, sì, diciamo che sono molto contento, mi ero anche preoccupato un po' per l'infortunio, pensavo fosse una cosa più grave, però alla fine è andata bene e ora sto recuperando al 100%. Partiamo dal cross di Milani, sei diventato il più grande di tutti, anche forse se per statura eri il più piccolo di tutti, Linani. No, ma a me è sempre piaciuto andare di testa. All'Inter quando ero più piccolo giocavo da attaccante, quindi magari ce l'ho anche un po' dentro, però quando vedo una palla alta mi piace concludere anche con la testa. Poi Chiorra ti ha tolto il gol del 2-0 con un intervento che io in telecronaca ho detto degno del Buffon del Mondiale 2006. Sì, infatti faccio i complimenti a Nico che ci ho giocato insieme e poi l'occasione lì all'ultimo momento ho sbagliato io. Comunque resta il fatto di una vittoria definita da Bucaro, sofferta ma meritata. No, no, assolutamente, era importante vincere e quindi siamo contenti. Nella fase di non possesso rispetto a Zeman sei stato costretto a tornare molto di più sulla tua fascia, quindi a dare una mano sostanziale a Floriani, però nelle soluzioni offensive i movimenti erano quelli. No, diciamo che mister Bucaro sta aggiustando un po' la fase difensiva, in avanti giochiamo come abbiamo sempre provato, alla fine cosa vuoi cambiare dalla fase offensiva del mister, non si può cambiare nulla. Quindi il mister ci sta dando una mano nella fase difensiva, siamo stati un po' compatti e siamo anche contenti di non aver preso gol. Foggia, Pescara lo scorso anno, questo inizio di campionato, a detta di tutti sei un po' il fedelissimo di Zeman. Vi siete detti qualcosa che ci puoi raccontare? No, io sono molto contento che l'operazione al mister è andata bene, gli voglio dedicare questo gol per una pronta guarigione. Sono sicuro che se fosse stato per lui sarebbe tornato già il giorno dopo in panchina e lo voglio ringraziare per tutti questi anni che ci ho lavorato insieme e sono sicuro che mi seguirà sempre. Belle parole queste di Davide Merola, una domanda da studio per il bomber biancazzurro. Gianluca. Ciao, complimenti per la partita, per il tuo momento, ti ho visto anche fisicamente, stai migliorando sempre di più, quindi ti volevo fare i complimenti. Sì, sì, la ringrazio e vabbè, come sapete il mister magari a inizio campionato ci ha caricato tanto, quindi magari le sue squadre venivano fuori alla lunga anche come forma fisica. Sono stato fermo una settimana per l'infortunio, quindi mi devo ancora riprendere al 100%, però mi sento bene e sono sicuro che arriveremo tutti al 100%.